non siamo ancora da Mike TV, quindi. Se non sono i bambini, sono gli scoiattoli. Se non sono gli scoiattoli, sono i Robo Wonka. Vedi cosa puoi fare per sistemare le cose. Ma attento, questa è la stanza dei bonbon esplosivi. Ah beh, certo. Giustamente, no? Signor Wonka, ma lei perché ha costruito una fabbrica con la lava e sta roba? È un dungeon di Persona 4 questo. Ma cosa ha perso? Fiamme? Cosa sono ste robe? Cosa sono ste sfere di fuoco incredibili? Ecco qua, scusatemi, ma sto ancora mentalizzando quello che sto vedendo. Tra l'altro potete anche immaginare quanto io sia felice al momento, visto che chi segue i post che carico qua su YouTube avrà letto che purtroppo ho perso il salvataggio di SpongeBob e non c'è modo di recuperarlo al momento, almeno che io sappia. Se voi conoscete il metodo per far ripartire il salvataggio, ditemelo pure. Merda. Perché io non riesco a recuperare il salvataggio e la roba mi ruga abbastanza le scatole. Ecco qua. Addio robottini. Va che grande guadagno subito di... Beccati questo. Di sfere qua magmiche abbiamo già trovato. No, è morto. Ehi. Beh, che sto robot. Che cacchio. Oh, ma non muore. Oh, e finalmente. Che tanto è probabile che adesso esce di nuovo. Ecco qui. Dove è andato? Boh. Ottimo. Dicevo, è molto probabile che adesso ne appare qualcun altro, fino a che o non li sconfiggiamo tutti o questi li dobbiamo per forza di cose sconfiggere e basta. Non è che forse però... No? Non posso fermarlo. Immaginavo. Allora, proviamo... Esatto, a sconfiggerli e basta. Anche se... Ehi, lascia stare l'Umpa Lumpa, bastardo. Dicevo, anche se non credo sia la soluzione ultima, sai? A meno che... no, non credo, sai. Non... Aia. Non devo utilizzare il coso che li trasforma in una palla. Non stavolta, perlomeno. Madonna mia, l'esplosione. Ecco qua. E... Ok, sì, sta ancora andando avanti. Però mi è venuto il dubbio, aspetta un attimo. Non credo, eh. Però fammici provare. Dai, prendi la bibita. No, eh. Per un attimo ho pensato di doverla prendere e buttarla qua dentro, ma non funziona così. Allora, io intanto, esatto. E no, perché non posso buttarli qua dentro. Vabbè. Vediamo cosa c'è qui. Bravo, bel ruttone che fa. Allora, là sopra, dall'altra parte, che così guardo meglio la visuale. Così. All'improvviso sono tutti morti. Vabbè, dai, non importa. Comunque sì, dovevamo solamente sconfiggerli. Dicevo, così abbiamo una visuale migliore della zona. Io intanto prima, ecco, prendo tutto quello che c'è da prendere. 50 bottiglie, ma lei è un pazzo. Adesso mi butto nella lava e poi la denunciamo. No, vabbè. Qui per dire che un bambino povero scomparso faccia notizia. Vero, signor Wonka?
Lei non ce la racconta giusta. Comunque, buttiamoci di sotto. Prendiamo l'umpa lumpa limpa lumpa. Ehi, prendila. Bravo. Dunque, dove è finito l'umpa lumpa? Ah, è ancora lì però. Ehi, ecco qua. Prendilo. Bravo. Ecco qui, preso. Dai. Allora, belli fumi arcobaleno. Che ci fumiamo? Sangue di unicorno, signor Wonka? Allora, aspetta. Ah, mi serve quello ingegnere. Allora, calmi tutti. Non mi... No, aspetta, stavo dicendo. Non mi sembra di aver lasciato livelli in sospeso. Però mi sono appena ricordato che c'è il livello dove dobbiamo salvare Veruca nella discesa, che non abbiamo preso tutto, tutto, tutto. E spero non sia uno di quei livelli che dovremmo rifare per il completismo totale. La Madonna. No, ho sbagliato. Ecco, esatto. Forza. Sai che palle però. Senti che qua. Devo Forza. Reclutarne uno per Perdi uno qua. Ogni volta. Forza. Perdi qua. Perdi qua. Ehi. Forza. Qui. Forza. Oh, e che cacchio. Vai a lavorare. Proprio lì. Ok. Ok, sì, dobbiamo mandarne due lì. E tutti questi cosi qua da riparare. Dobbiamo portarci dietro Pasquale. Dobbiamo portarci dietro Pasquale che li ripara. L'armata dei cloni. Pam 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 pam. Allora, prendiamo lui. Bravo. Ti immagini se adesso lo lasciamo nella lo facciamo cadere qui nell'abisso? Ci soft lock e non possiamo più muoverci. Allora, torniamo piano piano indietro. Proprio lì. Lavorare, ti prego. Non cadere. Sei l'unico ingegnere che ho. Ok, ha disattivato solamente le pompe di coso arcobaleno. Non mi sembra abbia fatto nient'altro. Si può fare. Riparami anche questa. Ripari solamente la pompa, vero? Sì. Prendilo e non farlo cadere, per favore. Allora, vediamo se da questo... Ah, mi sembrava ci fosse un Oompa Loompa. Dicevo, se da questo lato c'era qualcosa che dovevamo riparare. Non mi sembra. Però controlliamo per ovvia sicurezza. Ok, no, mi sembra che da questo lato non ci sia nulla. Possiamo avanzare al prossimo. Sai cosa? Forse le cose qui arcobaleno si disattivano solo per semplificarti il movimento in questa zona e niente più. In ogni caso, venite con me. Dobbiamo prima di tutto occuparci dei robottini, immagino. Però se riusciamo a fare la furbata... Aspetta, quello l'abbiamo riparato? Sì, dicevo. La furbata di... Esatto. Si può metterlo riparare. Subito a lavorare prima che i robot si avvicini, no? Ecco qui. E ci mettiamo giù anche un paio di trappole. Ecco fatto. Ora ritorniamo a volare. Preso. Ecco qui, preso. Qui non ci sono più cose da sistemare, vero? A parte, vabbè, prendere tutta questa roba qui. Madonna mia, quanta roba c'è da prendere. Allora, si può vai fare. E sistemalo, per favore. Bravissimo lui. Ti direi di stare un attimo fermo, tra l'altro, così ci prendiamo questa robina qui. Allora, aspetta qui. Aspetta qui. Io intanto... Esatto, mi faccio un secondo il giro a prendere tutti gli oggetti che ci sono. Ci manca solamente un martello. Tutte le bibite in teoria dovrebbero essere qui. Infatti, non sono sicuro ci siano tutte 50, perché vabbè, c'è anche l'altra zona da visitare. Ecco qui. Però già, secondo me, un bel po' le troviamo qui.
Sai cosa? È scomodissimo perché giustamente continuando a salire e scendendo di scatto fai una fatica assurda a prendere tutti quanti gli oggetti, perché giustamente non hai una profondità giusta. Ti muovi un po' come un delfino. Ecco qua. Ok, siamo già oltre la metà delle bibite. Siamo oltre la metà delle cioccolate, dei martelli e degli zuccherini. In teoria, nella prossima zona dovremmo riuscire a trovare tutto. Ecco qua. Ah, fantastico, abbiamo finito l'energia della bibita. Vabbè, non importa, tanto dovevo scendere comunque. Ecco qua, 40 zuccherini, ci mancano altre 21 invece bibite e ne ho viste un paio qua sopra. Avete presente il livello di Augustus dove dovevo saltare per tutta quanta la fabbrica per prendere le bottigliette che ci mancavano? Ecco, se l'avessimo fatto adesso quel livello con l'abilità di volo, madonna mia, sarebbe stato tutto molto più semplice. Comunque, andiamoci a prendere due Oompa Loompa normali. Preso! E li andiamo a schiavizzare per lavorare qui sulle pedane. Vai a lavoro. Proprio lì. Ecco qua, e andiamo a prenderne un altro. Dovrebbe funzionare ora, giusto? Pam paravam. Vediamo. Sì, cos'è sto liquido? Petrolio. Che è successo? Non ho capito, sarebbe dovuto scendere qualcosa da quel pezzo di muro? Dio mio, quanto è inquinato sto posto? Il fumo nero sta bruciando proprio... Il catrame sta bruciando in sta fabbrica. Allora, quello ingegnere per ovvie ragioni ce lo teniamo da parte. Ci portiamo 4 di questi normali nelle postazioni assegnate, ovvero la ruota dove saranno schiavizzati proprio per lì sempre a lavorarci. Ecco qui, vai a si lavorarci. Ed ecco anche l'ultimo. Andiamolo a portare di sopra. Dovrebbe funzionare tutto ora. Dun 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 dun. Ok. Dio mio. Ok, e ora il nastro sta funzionando. Questo che cosa ci comporta? Che possiamo tornare dall'altra parte? Io, l'ingegnere, però me lo porto dietro. Preso. Preso. Perché la porta qui è ancora chiusa. Più che altro non mi ha fatto vedere che esatto si fosse aperta. Sbrigati a sbarazzarti dei Robo Wonka. Ah, allora avevo ragione io. Oh, finalmente. Allora, dunque, ci portiamo lui prima di tutti gli altri. Aspetta, prendilo. Charlie, che cacchio. Di qua. Ecco fatto. Preso. Allora, perché sicuramente, esatto, c'è di nuovo l'impianto elettrico da sistemare. Vai e riparalo, per favore. Ok. Prendilo, bravo. Preso. Ci prendiamo tutte quante le bibitozze e piano piano sistemiamo tutto quanto ciò che è rotto, ovvero praticamente il 90% di sta fabbrica. Se non ci fossimo stati noi a fare manovalanza, sicuramente prima o poi sta fabbrica esplodeva tirando giù metà di tutta quanta la città. Vero, signor Wonka? Chissà quali misteriose energie sataniche lei usa in questa sua fabbrica di piccoli mostri satanassici. Allora, ecco qui. E vai a riparare. Bravo. Ecco qua. Siamo a 43 zuccherini. E uccidiamo anche il robot, già che ci siamo.
Ah, non riesco a colpirlo. Vabbè, io vado a prendere gli altri prima. Per di qua. No. Ma è caduto di... Cioè, a parte che è caduto lui e muoio io, però vabbè. Oh, meglio così, Almeno sappiamo cosa succede se un Oompa Loompa muore. Moriamo con lui perché la nostra vita è collegata alla sua. Mi manca un Oompa Loompa. Ah, eccolo qua, è sceso. Prendilo. Prendilo. Oh, maledizione, ogni volta. Ok, dobbiamo farcene bastare. No, dai, da capo. Ma ero arrivato. Oh, fuck. Ok, prendiamo lui che ci ripara le cose. Eccolo qua. Vai e sistema. Io mi occupo, con la mia voce bellissima, dei robottoni. E gli buttiamo giù anche qualche trappola erbacea. Ecco fatto, ora si aprono i due sportelli là sopra, vero? Vediamo subito se c'è qualcos'altro da riparare. Non mi sembra, non qui la telecamera. Aiuto, che succede? La telecamera, allora. Non mi sembra di vedere nulla da riparare. Però io in ogni caso ti lascio un attimo qui. Prima finiamo di prendere tutta la roba in giro. Ah, eccolo qua, qualcosa da riparare, aspetta. Ok, 46 bottiglie, ce ne mancano 4. Eccole lì, 4 mancanti, quindi appena smettiamo di fare il pesce. 1, 2, dai, 3 e 4, ale. Poi ci mancano 4 zuccherini, qua ce ne sono 3. Ecco fatto. Ok, eccolo lì l'ultimo. Avevo visto la cioccolata, mi sembra che sia qua dietro, vero? Eccola qui, infatti. E l'ultimo martello pneumatico l'ho visto là sopra. Eccolo lì. Perfetto. Missione compiuta. Bravo, Charlie. Hai trovato tu. E se ha smesso lui di parlare da solo, neanche l'ho schiacciato. Comunque, vieni con me. Preso. Preso. E tu? Oh, più in alto, più in alto. Vai a lavorare, ripara sto coso. Perfetto, per un attimo ho avuto la brutta impressione che andasse dall'altra parte. Prendilo. Preso. Ecco fatto, sali più in alto. Dove è andato quello riparatore? Vabbè, chi se ne frega. Proprio lì. Vai a sistemare. E tu? Vieni con me. Ti porterò lontano perché un Oompa Loompa bello lo sai. E vedrai che lavorerai per Willy Wonka. Sì. Scusatemi. Che canzone vecchia che ho tirato fuori oggi. Dovrebbe essere tutto a posto mentre Oompa Loompa. Quindi? Devo tornare di là? Sembrerebbe che funzioni tutto, signor Wonka. Ma un piccolo stipendio, no? Non mi paghi in semi di cacao come fa con i suoi schiavi, per favore. Mi paghi con dei soldi. Ora lo rilascia il liquido? Secondo me dovrebbe girarsi là dentro, ma non vedo animazioni. D'accordo. Andiamo dall'altra parte e vediamo che cosa ha da dirci il signor Willy Wonka. Signor Wonka, lei e il suo schiavismo. Eccoci qua. Salve. Tutto è tornato alla normalità, giusto in tempo per fare una manciata di bon bon esplosivi. Serviti pure, gli scoiattoli e gli Oompa Loompa li trovano irritanti. Ma vedrai che effetto fanno sui Robo Wonka. Yahoo! Ti prego, quanta emozione. Quindi, bon esplosivo. Deliziosamente piccante e potenzialmente divertente. Uno dei miei preferiti. L'ho scoperto per caso. Un problemino con la ricetta. Si morde, si lancia e si corre via. È una granata, insomma. Porca troia. Il bombone esplosivo. Ah, proprio... Aia, dietro la schiena proprio. Allora, è un oggetto praticamente... Perché è esploso due volte, aia? Basta! Questo accanimento! Beccatevi lo schifino tentacolare voi e poi esplodete, per favore. Madonna mia.
Sto coso esplosivo comunque fa dei danni un filo eccessivi, signor Wonka, eh? Basta inseguirmi, accanimento questo. Ecco qua. Dovrebbero essere esplosi tutti. Ma da dove sei arrivato tu? A parte che si è buttato di sotto ed è pure riapparso. Ma aspetta, non è che... No, non credo, vero? Non credo di far esplodere... L'intera postazione di robot sia la soluzione, vero? Dovevo semplicemente continuare a colpirli.